Parliamo di Microsoft Word. Word è il programma di videoscrittura della suite Office, ovvero i programmi per l'ufficio di Microsoft. Cosa ci permette di fare? Ci permette di scrivere documenti di vario tipo. Allora, qui abbiamo la schermata di Word e vediamo che ci permette di creare dei nuovi documenti, oltre che mostrare una serie di documenti su cui abbiamo lavorato di recente, e ci dà anche dei modelli. Potrei creare un documento da zero, eccolo qua, oppure potrei creare un documento da un modello, ad esempio un rapporto. Se io li clicco qui su Crea, ecco che mi dà già una base da cui partire per poi impostare tutto il mio lavoro. Ma andiamo con ordine, creiamo un documento vuoto. Quindi abbiamo il menu di Word, lo vediamo che è diviso in schede. Quindi a parte il menu File, che è quello che abbiamo visto prima all'inizio, abbiamo il menu Home. Inserisci, disegno, progettazione, layout, riferimenti, lettere, revisione, visualizza, la guida e poi le estensioni. In questo caso qui vediamo quella di Acrobat. Ma partiamo dalla sezione Home. La sezione Home ci offre le opzioni proprio base, quelle per interagire con i caratteri che noi abbiamo sullo schermo, con i paragrafi, l'orientamento del testo, la spaziatura fra le righe, gli stili del testo ed altre cose, ma iniziamo a scrivere un breve testo. Allora, mettiamo titolo e poi qui di seguito andiamo a scrivere un breve paragrafo che andremo poi ad alterare. Ok, partiamo dagli stili. Vedete, queste schede sono divise a blocchi. Abbiamo il blocco appunti, il blocco carattere, il blocco paragrafo, il blocco stili, il blocco modifica, il blocco Adobe Acrobat che è aggiunto da un'estensione, il blocco voce ed altri blocchi in generale aggiunti da estensioni che noi possiamo installare. Adesso concentriamoci sul blocco stili. Se io seleziono il titolo, qui vediamo i vari stili. C'è lo stile normale, nessuno, titolo 1, titolo 2, titolo ed altri vari stili. Posso anche ingrandire e vederne altri, ma mettiamo un titolo. Quindi così io gli ho dato uno stile predefinito, titolo. Qui sotto invece abbiamo un paragrafo. Allora, passiamo al blocco carattere. Voglio ingrandire questo carattere, quindi dalla dimensione 11 che ha adesso passiamo alla dimensione 18 in modo che sia più facile da leggere. Quindi possiamo vedere che qui dove per sbaglio ho inserito una spaziatura c'è anche un segno rosso che mi va ad indicare che c'è un errore, perché è una delle funzioni che ha appunto Word è di controllare il vocabolario della lingua in cui stiamo scrivendo e se trova degli errori o quel che crea errori ce li segnala così. Quindi una volta corretto vedete l'errore e la segnalazione sono spariti. Quindi andiamo ad alterare ulteriormente il testo. Abbiamo aumentato la dimensione, dandogli noi il numero, c'è anche il tasto per aumentarla o diminuirla con un clic. Cos'altro possiamo modificare? Possiamo modificare il font, ovvero come viene visualizzato il carattere. Si dividono in due grandi famiglie, con le grazie e senza le grazie. In inglese sarebbero serif e sans serif. Un carattere con le grazie è ad esempio il Times New Roman. Andiamola a mettere. Quindi ingrandiamo in maniera importante il testo, così andiamo ad analizzare il carattere. Quindi cosa sono le grazie? Guardate ad esempio questa U. Vedete queste punte che vanno a sinistra nella U e a destra nella gamba in basso qui. Queste sono le grazie, sono delle piccole decorazioni. Le vediamo nella D, le vediamo nella I e nella maggior parte delle lettere. Quindi queste sono delle decorazioni appunto del testo che lo abbelliscono, però in certi contesti possono non essere adatte, soprattutto quando un contesto vuole essere professionale o abbiamo bisogno di un'alta leggibilità. Il Times New Roman è un carattere che, benché abbia le grazie, è ancora abbastanza leggibile, ma potremmo vedere ad esempio un lucid handwriting che ha un effetto totalmente diverso. Molto carino da vedere così, sembra quasi che sia scritto a mano in corsivo, però pensate ad un sito con questo carattere. Capite bene che dei testi importanti con questo carattere qui non sono così immediati da leggere. Pertanto, in questi contesti,
si consiglia di usare un carattere senza grazie. Ad esempio, vedete il calibri come è molto netto, la D non ha nessun triangolino che spunta come la I. Ho un altro carattere senza grazie molto usato è ad esempio il Verdana. Eccolo qui. Cambia, ma le caratteristiche sono simili, non ha alcuna di queste decorazioni. Quindi cos'altro possiamo alterare? Abbiamo visto i tipi di carattere e la dimensione. Possiamo mettere ad esempio in evidenza dei termini. Quindi un breve paragrafo lo vogliamo mettere in evidenza e lo mettiamo in grassetto. Come vedete, il carattere che ho evidenziato qua ha un cosiddetto peso maggiore, è più grosso. Quindi ingrandiamolo. Breve paragrafo, vedete, è molto più grosso rispetto agli altri. Questa è la funzione grassetto. Selezionando, trascinando con il cursore del mouse, tenendo cliccato il testo che voglio modificare, e poi selezionando la G o togliendola, io posso attivare o disattivare questa funzione grassetto. Analogamente, posso attivare il cosiddetto corsivo o italic, l'italico, che altro non è che un testo leggermente più fine inclinato, che serve sempre a mettere in evidenza rispetto al resto del testo. Come notate, breve paragrafo ha una leggera inclinatura e questo all'occhio lo va ad attirare l'occhio e lo rende leggermente più evidente. Quindi selezioniamo di nuovo tutto quanto e un'altra funzione che abbiamo è la sottolineatura. Analogamente, seleziono il testo e vado a premere questo tasto con la S ed ecco che andiamo a sottolineare il testo. Un'altra modifica che posso fare qui a fianco è il testo barrato. Se devo fare una correzione, una cancellazione, voglio lasciare, ad esempio, che sia evidente, mettiamo un'offerta, il vecchio prezzo e il nuovo prezzo a fianco, voglio lasciare vedere quanto si risparmia, ecco che può essere utile usare il testo barrato. Adesso andiamo ad eliminarlo. Quindi, se io volessi mettere ancora più in evidenza un testo, rimettiamo breve paragrafo in grassetto, posso cambiargli anche il colore. Adesso lo abbiamo impostato rosso. Mentre la parola andremo, gli andiamo a mettere uno sfondo, mettiamogli lo sfondo giallo. Vedete quante modifiche possiamo fare per rendere più o meno evidente quello che noi andiamo a scrivere nel nostro testo su Word.